Sera ragazzi, quinto video in 4 giorni, mercoledì, giovedì, venerdì, 4 giorni, quinto video in 4 giorni. Gli argomenti inerenti alla musica sono pressoché infiniti, quindi potremmo fare anche 3 video al giorno. Ora io ve ne metto anche ancora due o tre durante queste feste, poi così non rompete più il belino. No, scherzo, ma questa è la mentalità genovese. Quindi, materia da studiare poi ne avete. Volevo fare oggi, insieme a voi, una lezione di approfondimento riguardante i feel di Sweet Home Alabama, della canzone Sweet Home Alabama che tutti conoscerete. Quindi, canzone fondamentale da studiare per chi studia la chitarra rock, la chitarra moderna. Cioè, capite che voi dovete studiare i grandi classici, il repertorio dei grandi classici. Cioè, non è che se andate al liceo classico potete saltare Leopardi, Foscolo, eccetera, eccetera, no? Quindi lo studio dei grandi classici è fondamentale in qualsiasi materia e in qualsiasi argomento. Canzone fondamentale da studiare sia per conoscerla, sia per l'esecuzione, in quanto ha delle sue peculiarità tecniche da saper fare, quindi l'arpeggio, i feel, questi sedicesimi a 100 bpm, cioè il legato, la Meron, il pull-off, ci sono tante cose dentro. Quindi diciamo è uno dei riff e dei brani fondamentali da studiare, sicuramente, uno dei 100 brani fondamentali da studiare. Come vedremo, dunque, intanto che cos'è un feel? Allora, quando voi sentite, questo è il riff, no? Questa frase di riempimento a fine riff, a fine frase, no? È una frase che si sviluppa, è un riff che si sviluppa in due battute. Questa è una, qui è la seconda. Gli accordi sono Re, Do e Sol. E sulla seconda battuta, sul Sol, sempre sul Sol, viene messo un fill, quindi fill da filler, da riempimento, come la crema filler per le rughe. Riempire, cioè in questo punto di vuoto, mettere una frase di riempimento. E dando un'occhiata alla partitura, brevemente, direi che sono una mezza dozzina di fill da capire. Poi più o meno sono sempre quelli che si muovono. Ecco, spesso e volentieri si sente un po' un guazzabuglio di cose nell'esecuzione di questo pezzo, vengono fatti sempre in maniera un po' approssimativa. Invece, a mio avviso, è giusto studiarli precisi questi feel. Poi, durante l'esecuzione, se la fate con la vostra band, potrete anche un po' mescolarli, vedete voi. Però, studiarli precisi tutti e 6 o 7 quelli che sono è utile. È utile anche lo studio nota per nota, cioè riuscire a riprodurre un pezzo nota per nota esattamente come lo sentite nel disco, perché questo vi obbliga a raggiungere un certo standard esecutivo e avere anche ordine mentale nell'arrangiamento e a non fare cose fatte soltanto per le proprie incapacità tecniche. Mi spiego? A volte uno può inventarsi delle cose o cambiare delle cose perché quello originale non riesce a farle. Quindi abbiamo detto Re, Do, Sol, poi qui c'è la diatriba se è un Re misolidio col Do, se la tonalità sia Sol maggiore. Non ci interessa questo discorso, ci concentriamo sui feel. Quindi il riff inizia con l'arpeggio, ma non vi spiego il riff, ve lo andate a studiare. La prima frase quindi è. Questo è il nostro primo feel, sul Sol maggiore siamo. Come vedete sono due quartine di sedicesimi e all'interno ci sono sia hammer-on, la si, re, mi, re, che pull-off qui sul mi re e anche sul la sol. Quindi le note sono la, si, re, mi, re, si, la, sol. State attenti a mantenere bene il ritmo dei sedicesimi quadrati quando fate le legature, gli hammer-on e i pull-off, non devono essere stretti.
non stringete la legatura, perché è una tendenza quella di perdere il ritmo, la scansione giusta, ritmica, quando si fanno le legature. Se dovessimo andare ad analizzare che cos'è questo fil, è un fil sul sol maggiore e sono dei tipici abbellimenti che vengono messi nella chitarra country, quindi le basi della chitarra acustica. Questo tipo di abbellimenti che sono dei fil anche questi vanno sempre messi tra una nota che non fa parte dell'accordo ma fa parte della scala e della tonalità che vada a risolversi su una nota dell'accordo. In questo caso quello che vi facevo vedere era all'interno di un sol maggiore un la che va sul si o un mi che va su re. Due note strane all'accordo che però risolvono su una nota dell'accordo. Oppure anche un La che va sul Sol. Questi sono tutti escamotage che si studiano nella chitarra country, nel country 2, nel capitolo country 2 che faccio fare agli studenti. Quindi l'inserimento di hammer-on e pull-off e quindi di fill e di fraseggi melodici all'interno degli accordi. E appunto nel fil numero 1, chiamiamolo fil numero 1 perché è il primo che incontriamo proprio questa cosa. La si, quindi nota fuori dall'accordo che va sull'accordo, re, mi, re, quindi il mi che porta a re che dell'accordo, il si fa parte e la sol. E quindi potete notare anche il riff di Wish Were Here, stesso discorso. La musica rock deriva dal country, dalla chitarra country, dalla chitarra blues, ragazzi. Quindi, la nostra frase iniziale, inserendo anche il riff. Scusate. Risulterà questa. Chiaramente dovete farla a 100 bpm poi, quindi. Il mio consiglio è studiare anche i fil separatamente, cioè vi mettete lì 3, 4, e vi fate il fil da solo. Risolvetelo sempre il fil, in questo caso dove l'ultima nota è un sedicesimo, dove abbiamo una quartina di sedicesimi intera, risolvetelo sulla nota successiva, dalla battuta successiva. Quindi andate su questa, poi vi riporta al riff. La seconda frase invece che incontriamo è questa qui. Ora qui sull'acustica, allora le note sono la, sol, sol col pull off, si, sol, sol col pull off e re. Sull'acustica vi conviene prendere questo re in maniera reale, cioè prendete la nota re sul settimo tasto, magari con un glissato. In realtà l'originale, essendo fatto su una chitarra elettrica, fa un bending qui sul quinto tasto di un tono. Ma io ve lo sconsiglio di fare un bending sull'acustica di un tono sulla terza corda, perché potrebbe diventarvi spiacevole sotto le dita. Però provateci se volete. Quindi, di nuovo, La sul Sol, Si sul Sol, e questo Do tirato che porta a Re. Quindi di nuovo note dell'accordo se no quindi. In realtà dopo questo fill che chiamiamo fill numero 2 la chitarra non fa più l'arpeggio ma fa gli accordi. Attenzione, anche qui ci sarebbe da dire delle cose, ma non è l'argomento di oggi. E dopodiché rimette di nuovo il fil numero 1. Quindi la frase successiva, che poi è dove entra tutta la band, la chitarra va sugli accordi e viene reinserito il fil numero 1. Dopodiché la frase successiva invece
al fil numero 3, chiamiamolo, quindi un nuovo fil che è da re, do, sol, questo qui che è si bemolle, si naturale, re, sol. Qui abbiamo l'inserimento della terza minore, questo si bemolle è la terza minore di sol, che va su terza maggiore, di nuovo, escamotage, tipicamente country blues, quindi questa frase... Dopodiché entra la voce e troviamo il quarto fill, quindi di nuovo accordi, c'è questo che potrebbe sembrare simile al primo, in realtà non lo è, useremo la si, quindi di nuovo hammer on su una nota dell'accordo, re, sol, sol, la, si e si torna a re. Scusate. A me piace stopparlo questo sol. Potreste lasciarlo lungo. Quindi. A me invece mi piace farlo corto. Mi dà più ritmo. Poi c'è un giro senza fill perché lo fa il pianoforte che fa una cosa del genere, quindi fa una cosa del genere. Di nuovo, comunque, note dell'accordo, mi re, si, si bemolle, la, sol, con la nota blu di nuovo. Mi pare sia questo. Poi andiamo avanti, di nuovo, fil numero 4. E qui. Attenzione che chiudiamo la prima parte. E andiamo a un nuovo riff, che è questo. Dove abbiamo di nuovo un fill finale, ma è interessante anche... anche questo fraseggio, gli accordi sono sempre re, do e sol e sono sempre gli stessi per tutta la canzone, c'è un piccolo inserto dove mette fa e do, ma è una battuta, fine battuta, sono due quarti di una battuta. Qui interessante notare come prendiamo questo re, immaginiamoci questa forma, re in forma di la, e lo raggiungiamo attraverso questo primo rivolto. Adesso però la nota blu del re, cioè la terza minore del re. Questo fa naturale, questo. Quindi mi fa naturale, fa diesis, quindi terza minore, terza maggiore, di nuovo fa naturale, fa diesis, sono la terza minore, la terza maggiore di re. E poi il double stop. Poi il do, di nuovo, con questo escamotage del primo rivolto. Double stop e poi il fil su sol che è simile a quello che abbiamo incontrato prima, però chiude sul basso e poi mette un vibrato. E anche qui il sol lo faccio corto, lo ripeto due volte. Dopodiché riprendiamo col riff normale, re, do, mette il fill come l'abbiamo nominato questo numero 4, poi senza perché di nuovo ci sarà pianoforte, credo, do, di nuovo lo stesso fill, poi qui attenzione c'è un fill nuovo, il quinto, che è quello del pre-ritornello, che cambia di nuovo. Sembra di nuovo simile all'uno, ma non è, perché fa la, si, re, sol, mi, re, la, si. Che ci porta poi a questo
a questo riff del ritornello. Quindi il fill numero 5, che in realtà va qui, scusate, dobbiamo portarci qui, perché poi qui, scusate, dobbiamo andare su questo power chord e fare questo riff del ritornello, che non è altro che un riff blues. Quindi gira leggermente questa quinta e sesta, questa ritmica su quinta e sesta, e poi andiamo a inserire un altro fill, che è il numero 6 a questo punto, questo molto bello. Nuovo la si re mi re do, questo do tirato blues di un quarto di tono, quindi che va verso il re bemolle, che è la quinta bemolle di sol, scusate, che ci riporta poi a re, che funge anche un po' da sensibile al re, no? Scusate. Dopodiché cosa succede? Vediamo. Ah, ecco, attenzione. Cosa succede? Dunque, la prima frase del ritornello quindi fa power. La rifaccio. Qua di nuovo. Però sol, la parte deputata al sol, la battuta deputata al sol, fa un fill unico, questo. Questo è di nuovo quello di prima. Questo fill è un 3 su 4, le note sono di nuovo quelle del sol, re che va su mi e su sol, re, mi, sol, l'arrivo è qui sul sol, no? Fatino fatti, giusto, però, scusate, così, così è giusto, il do corto che va subito su re. È un 3 su 4 perché sono quartine di sedicesimi, ma il blocco, vedete, il pattern è di tre note. Quindi questo accento che viene sempre spostato, o meglio, questa legatura, questo hammer on e questo re che cade sempre spostato sui sedicesimi. Cioè, lo stesso escamotage che si trova in tanti pezzi, tra cui per esempio questo 3 su 4 si trova anche su Hotel California, no? Sull'assolo di Hotel California, nella parte finale dove abbiamo queste triadi, e di nuovo un 3 su 4, sono blocchi di tre note, 1, 2, 3, messi su delle quartine. E quindi è un po' quell'escamotage lì. Dopodiché basta, abbiamo finito, perché riprende il fill precedente del ritornello. Fa do. Che ritorna. Qui senza. E poi c'è di nuovo quello del pre-ritornello che va qui, ci
riporta sempre gli stessi fil del ritornello, di nuovo quello 3 su. Scusate, ma mi era finita la batteria, per fortuna mi ha avvisato suonando qui la videocamera. Vabbè, finita la batteria, con essa è finito anche il video, perché abbiamo detto abbastanza tutto, quindi... a mio avviso è necessario un po' un approfondimento su questi film, che vengono sempre un po' fatti un po' così, eh? Quindi abbiamo detto tutti, abbiamo detto il concetto della chitarra country, il fatto che sia fondamentale studiare certi pezzi, e abbiamo analizzato un po' questi 7 film, mi pare che siano questi 7 film, che poi ripeto potrete anche un po' mescolarveli voi, ma è importante studiarli tutti e eventualmente anche applicarli nel punto giusto, anche come esercizio, cioè per riuscire ad essere solidi e affini a un arrangiamento che deve essere quello, no? Cioè riuscire a fare una cover precisa nota per nota è importante, ragazzi. Stavo guardando qui nella partitura, ma mi pare che siano tutti questi. Questa è la parte della chitarra ritmica di Sweet Home Alabama, pezzo fondamentale, ragazzi, da riuscire a suonare e da studiare come Pascoli, Foscolo, Umberto Saba. Vi lascio, ci vedremo ancora un paio di volte, vediamo, non lo so, vediamo. Alla prossima, ciao, buon lavoro, ciao ciao.